Buongiorno a tutti nel nome del nostro meraviglioso Signore Gesù. È veramente bello perché anche quando non abbiamo forze, quando il peso del mondo ci schiaccia, il peso di noi stessi, anche delle nostre incapacità, dei nostri fallimenti ci schiaccia, ecco, il Signore ci dà la speranza, ci dice: io sono con te, tu sei prezioso, io non ti ho abbandonato, io ho un piano meraviglioso per te. E sapete, c'è una bellissima frase che dice questo: se giudichi le persone, non avrai tempo per amarle. Sapete chi l'ha detto? È stata Madre Teresa di Calcutta. Ed è bellissima questa frase perché ci rimanda alla liturgia di oggi, soprattutto a quello che dice Gesù, sempre in quell'ottica di discorsi che fa ai suoi discepoli, anche riguardo ai farisei, a questo modo di vivere, di giudicare. Perché? Perché lui dice: non giudicate per non essere giudicati. Però attenzione, Gesù non ci sta dicendo di non esprimere delle opinioni, delle valutazioni su ciò che succede nella vita, di buono, di sbagliato, di giusto, di tutto quello che accade. No, perché giudicare è proprio un attributo dei figli di Dio, è un attributo divino, cosa che gli animali non hanno, per esempio. Allora lui non ci sta dicendo non esprimete valutazioni, non giudicate, ma nella semitica, diciamo, del linguaggio ebraico del tempo, quel non giudicare in realtà vuol dire, o andrebbe tradotto, non condannare. Ecco quello che Gesù ci richiama a non fare. Non esprimete delle condanne, delle sentenze definitive. A volte noi, davanti a degli episodi terribili, degli errori, dei crimini fatti da delle persone, il nostro primo giudizio è una condanna: quell'uomo deve andare all'inferno, quell'uomo è così e non cambierà mai, quella ha fatto quello e non c'è speranza. Invece no, Gesù ci dice: non abbiate un cuore da giudice che condanna, ma invece un cuore come quello del Padre mio, che dà sempre speranza, che crede sempre, che anche all'uomo più orribile della terra, finché è vivo, crede nella redenzione e nella speranza. Quindi imparate a giudicare con amore. Ecco il segreto, ecco la chiave. Non esprimere giudizi, ma esprimete giudizi a motivo dell'amore. Ecco ancora una volta come l'amore è la chiave per non sbagliare mai, è la chiave per rimanere nella comunione con Dio, per essere i suoi strumenti. Fate tutto per amore. Allora, quando giudicherai le cose, fallo sempre con amore. Non fallo per condannare, per farti come un giudice, ma invece come un figlio di Dio che ha sempre speranza e che ama e che crede sempre che per ogni uomo e ogni donna di questa terra, per quanta ne abbia combinata, Dio ha sempre un piano di salvezza. Ebbene, la riflessione che ci rimane per noi è questa: sei una persona che ama giudicare oppure che giudica con amore? C'è una bella differenza. Con questo allora ci lasciamo. Passate una meravigliosa giornata sapendo che Gesù è con voi e con ognuno di noi e non ci abbandona mai. E oggi a miracoli incredibili nella nostra vita. Che Dio vi stra benedica.